Bentornati a Sonic Frontiers. Siamo qui nella seconda isola dopo aver finito Kronos, quindi direi di cominciare Ares perché rispetto all'isola precedente è molto più grande, quindi faremo le cose in modo un pochino differente. Adesso affrontiamo il primo nemico nuovo e bisogna stare attenti ai suoi minion, soprattutto a quelli rossi che sono quelli che ci possono danneggiare. Mentre invece quelli bianchi ci aiutano a raggiungerlo. Ok. Primo Coco. E controlliamo se ce n'è qualcuno anche qua. Sì, l'ho visto. Forse anche dall'altra parte. No, bene. Si prosegue. E faremo le cose in modo... sono anche di Coco qua. In modo diverso, nel senso che faremo... ci sarà un pochino più di equilibrio tra attività e parti di storia. Sì, lo sappiamo. Anche perché se no, con le attività che ci sono qua in quest'isola, diventa un pochino troppo, ecco. Ecco Knuckles. Andiamo a vedere cosa c'ha. Knuckles, cosa ci fai qui? Lasciamo stare, ti tiro fuori. Tieni duro. Necessarie 12, quindi bisogna esplorare ancora un po'. Passiamo di qua, altrimenti poi me lo scordo. Così prendiamo un po' di monete, anche se non abbiamo tanto bisogno. E veniamo qua a fare questo, cioè liberare i Coco. Non so se vengono contati come Coco normali, però ci sono questi punti in cui bisogna liberarli. Gettone di memoria di Knuckles. Knuckles si trova in una condizione instabile, intrappolato nel cyberspazio. Raccogli i gettoni in memoria per stabilizzarlo. Cosa che sappiamo già. Qui si trovano Coco un po' ovunque, quindi bisogna stare attenti anche tipo in queste strutture. Ecco qua. Quindi bisogna analizzare praticamente ogni cosa. Sono abbastanza visibili rispetto a Kronos, ad esempio. Però comunque, dato che l'isola è veramente enorme, ci sarà un po' più di difficoltà a trovare il fuoco. Primo punto di interesse. Facciamogli un po' di danno. No, vai. Fidatevi, gli sto facendo del danno, anche se non si vede. Bene. Potevo farlo magari in maniera un pochino più stilosa. Però non ci lamentiamo. Finalmente abbiamo un pochino di mappa. Cominciamo un po' a raccogliere dei token, anche perché per il momento non possiamo fare nient'altro. Perfetto. Torniamo indietro perché almeno voglio finire l'area dell'oasi. Intanto eliminiamo questo nemico. Che ci dà comunque un pochino di esperienza. Ora prendiamo il tesoro. Una chiave. Oh, Coco. Aspettate, fatemi controllare in giro per i Coco, infatti. E ce ne sono un po', eh. Tra l'altro c'è Coco venerabile. Altro tesoro. Con un bel po' di token. E ora possiamo andare. Salta parete. E si parte. Ne hanno messi un bel po' di token qua intorno in questa zona.
Ora, prima di andare da Knuckles, dato che adesso possiamo andare, analizziamo un po' la situazione e vediamo se prendere altri token qui intorno, così almeno finiamo un pochino l'area. Questi non erano difficilissimi da affrontare. E giù. E distruggiti. Qui ci sarà sicuramente un bounce pad, infatti. E prendiamo anche questo percorso. E voilà. Ovviamente qualcosina so di Ares, anche perché, lo sapete, un po' di gameplay lo gioco sempre per capire bene cosa fare. Però c'è talmente tanta roba qua in quest'isola che ancora mi è difficile sapere tutto, ecco. Però il giusto, dai. Al momento. E intanto finiamo la sfida, così attiviamo un altro pezzo di mappa. Abbiamo quasi concluso questa intera area, quindi direi di andare a prendere questi ultimi token che ci rimangono. Forse uno è qua. No, non è quello che volevo, però prendiamolo lo stesso. Va bene. Ce ne sarà qualcun altro qua. Uno è qua. Perfetto. E l'altro era che mi sono scordato di venire su queste piattaforme mobili. Ce ne manca soltanto uno, che dovrebbe essere vicino l'oasi. Eccolo. E voilà, l'area è praticamente conclusa. Adesso andiamo verso Knuckles, se non mi metto a fermarmi più. Anche se queste piattaforme con questo bounce pad mi attirano. Mi riporto indietro però. Va bene, basta. Andiamo verso Knuckles. Oh oh. Va bene, battiamoci con Shark, dai. Almeno facciamo un mini boss, che è sempre interessante. Si parte! Buono! Mamma mia! Sono quick time, ma delle volte non sono così semplici come sembra, perché la camera si muove, quindi il focus dell'attenzione passa da una parte all'altra. Ed è forse questa la difficoltà. Oh, finalmente ti sei fermato. Prendi questo. Niente.
Ah, ci speravo. Altro giro, altro regalo. Bisogna resistere. Però scenicamente è una figata. Oh no, i mini imbrogli. Addirittura. Stancati. Oh, finalmente. Sì, c'è sempre del dispiacere da parte mia nell'eliminare questi guardiani, però va così, perché bisogna prendere questi ingranaggi, altrimenti non si va avanti. Guardate il timing. Andiamo a sbloccare Knuckles e piano piano si rifà giorno. Così la luce ci illumina il sentiero. Della strana energia dell'isola. Cosa fai così lontano da casa? Stavo indagando su delle strane rovine e sono stato trasportato qui. In trappola. Non ci si annoia mai con te. Com'è la situazione, Riccio? Allora, aiutami a trovare Chaos Emerald in modo che possa stendere dei robottoni. Presto sarai libero e potrai tornare al Master Emerald. Direi che si può fare. Rispetto a Forces, il modello di Sonic è fantastico. Tu sei la chiave. Sfrutta al meglio questo potere. Ok, ma non ho ancora capito tanto come si usa, quindi devo... Ho bisogno del tutorial. Ah no. Calcio ciclone. Tieni premuto quadrato durante una combo. Scusate un attimo, mi ero distratto. Fighissimo. Questo attacco può esserci veramente utile. E già che ci siamo, sblocchiamo anche... Ma sì, raffica di calci, va bene. Sì, non è tanto diverso dall'attacco zigzag, però va bene. Ok. Così almeno non vediamo sempre l'indicatore che ci dice «Ehi, sblocca qualcosa!» Dunque, è arrivato il momento di andare a recuperare qualche token e sbloccare un po' la mappa. Anche perché sennò non si va avanti. Coco... Vai, spara. Molto, molto semplice. Ci organizzeremo un po' così. Faremo tutti i memory token, tutte le attività di questa prima area iniziale. Perché sennò... Oh, mancato.
Faremo prima... No, ho sbagliato anche direzione. Faremo prima tutta l'area iniziale, perché altrimenti, se no, se sblocchiamo tutta la mappa diventa troppo dispersivo. Eliminiamo questo cavolo di cannone, che si può fare solo a distanza, perché se ci si va vicino si para completamente. E boom, andiamo verso una direzione e vediamo un po' che fare. Questi nemici, che sono un'evoluzione di quelli iniziali che abbiamo visto, mannaggia te, in Forces, in Kronos, sono un po' una spugna, perché quando vengono attaccati si difendono trasformandosi in piattaforme. Però presi singolarmente non sono così complicati, ma presi in gruppo, mamma mia, ti fanno perdere un sacco di tempo. Prendiamo anche questo, già che ci siamo. Andiamo verso questo isolotto. È molto bellina Ares, soprattutto perché ha tutti questi isolotti intorno e molti si possono visitare, quindi... A livello concettuale di design è leggermente... anzi, direi che è meglio di Kronos. Forse esteticamente Kronos è un pochino meglio, ma dipende dai punti di vista, dipende dai gusti personali. Se vi piace di più il tono desertico, che comunque ha un po' di roba lo stesso, non è solo deserto, oppure se vi piace di più la foresta e l'erba, eccetera. Perfetto, sia Coco che Token. Però qua sotto cosa c'è? Qui si può risalire. Ecco un altro tipo di nemico che si sconfigge saltandoci sopra. Bene. Saliamo sopra, perché... Oh, ci sono dei coccoli. Dovrebbe esserci un'attività per sbloccare la mappa qua. Eccola. Portali. Possiamo farla tranquillamente, anche perché è troppo incontrollabile da fare con il super turbo. Ottimo. Adesso torniamo su. Rompiamo questa cassa. Buono, un seme rosso. E credo che andremo verso la prossima serie di isolotti. Ah no, qui si va dal portale. Sblocchiamo la cassa del tesoro. Ottimo, ottimo, perché per sbloccare le memorie servono un sacco di token, quindi giusto prenderli. Nessun cocco qui. Prendiamo quelli sul trono. E poi direi, anche se non è il 2-1, di fare questo livello del cyberspazio. Cos'è questo? Perché il 2-1 è nella parte principale. Il 2-2, ok, si può fare in fretta.
Non mi ricordo a quale livello corrisponde il portale, però mi ricordo i livelli in sé, quindi è già una buona cosa. Questo livello non sarà lunghissimo, quindi si può fare tranquillamente, secondo me. E questo livello è ispirato a Chunnan, anzi, è Chunnan Dragon Road Atto 2 o Atto 3, non mi ricordo. Però, dato che sappiamo a che livello si è ispirato, sappiamo anche che non è così difficile. Poi i ring stella rossa sono proprio sotto il naso, quindi anche quelli saranno recuperabili. E con questo boost è veramente un piacere da giocare, devo ammetterlo. Anche se rende lo stage molto corto. Ma anche l'originale non è che fosse lunghissimo, onestamente. Bene, abbiamo preso la nostra S, quindi possiamo proseguire. Ora dovremmo aver sbloccato qualcosa con le chiavi che abbiamo recuperato, perché sono 7, quindi in teoria uno smeraldo. E infatti, eccolo lì in tutto il suo splendore. Direi dunque di andare a recuperare lo smeraldo. No, però passiamo a destra perché ho visto prima... Sì, che c'era una strada. Tanto verremo lo stesso di nuovo indietro a completare le varie attività. No, Coco. Beh, anche se andiamo di là, faccio un Coco. Andiamo anche a recuperare il Coco, va. E dicevo, mentre andiamo verso lo smeraldo, fermiamo anche a prendere... Dov'è? Eccola. Anche a prendere un po' di token per la strada. Così uniamo l'utile al dilettevole. E facciamo anche questa parte che prima l'avevo evitata per il nemico che sparava. E raggiungiamo, a parte il tesoro nascosto, raggiungiamo un'altra oasi. Con un'attività che si può fare solo di notte, quindi non possiamo farla adesso. Oh, cos'è? Me l'ha attivata. Perfetto. Effettivamente si sta facendo notte. Sì, salve Coco Eremita. La luce degli antichi. Finito. Almeno così ci siamo subito tolti questa attività notturna. E possiamo stare tranquilli. Prendiamo il seme che abbiamo ricevuto. E prima di andare direi di potenziarci... da Coco Eremita. Si controllo che non dica cose diverse, però sembra la stessa cosa, quindi non rifarò la voce di Coco Eremita al momento. Bene, ci siamo potenziati un po' e possiamo andare. Coco. Non credo ci sia nient'altro, quindi
interagiamo con lo smeraldo. Posso controllarlo, ma posso indirizzare la sua furia contro di te. Trovare un posto sicuro. Oh no, super inseguimento! Un po' troppo aggressivo, eh! Magari con un pochino più di calma si può risolvere tutto. C'è anche del platform. Sì, non mi metto a prendere le casse adesso. Bella musica però. Sì, però davvero un po' troppo forse. Vai, vai, vai. Per sempre. Ultimo avvertimento, vattene. Era un avvertimento? Non so se avete visto, ma ci ha lanciato qualche missilazzo anche se eravamo nascosti, giusto per farci capire un po' come andava l'andazzo. Comunque, Sage ha fatto capire il suo intento e noi ci fermiamo qui con questa parte. Abbiamo visto un sacco di roba e ce ne sarà molta altra nella prossima parte, quindi grazie per essere stati con me, mettete un like se vi è piaciuto, commentate e condividete per far crescere il canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per rimanere aggiornati con i video, grazie di nuovo per essere stati con me, vi mando un caloroso abbraccio e un saluto. Ciao ciao!